Oggi vedremo un metodo semplicissimo in Lightroom per rimuovere la dominante verde dal soggetto. Ok, a parte gli scherzi, questo è uno dei problemi più comuni quando ci troviamo a scattare, facendo affidamento sulla sola luce ambiente, quindi no flash, no luci aggiuntive, e siamo immersi nel verde. Magari siamo in mezzo a un prato o siamo sotto dei bellissimi alberi. Riguardando le immagini al PC è facile trovare poi, soprattutto sull'incarnato, una fastidiosa dominante giallo-verdognola che dona ai nostri soggetti un aspetto poco piacevole e soprattutto poco sano. Chiaramente, quando abbiamo il pieno controllo della situazione, come per esempio durante le foto di coppia o dei ritratti, a seconda di come le chiamiate, sarebbe meglio non andare a cercare volutamente situazioni simili, quindi situazioni dove siamo immersi nel verde. Indipendentemente dalla nostra volontà, però, come fotografi di matrimoni ci capiterà prima o poi di dover affrontare necessariamente situazioni simili. Una di queste potrebbe essere per esempio una cerimonia all'aperto dove siamo sotto dei bellissimi altissimi alberi verdi che filtrano totalmente la luce che arriva. Se ci troviamo a dover affrontare situazioni simili, esiste un pannello di Lightroom ed è usato da pochi perché è l'ultimissimo pannello del modulo sviluppo che ci permetterà di sbarazzarci con pochissimi click della maggior parte della dominante presente nell'immagine e soprattutto rispetto a correzioni selettive come la pennellata o il radiale può essere sincronizzata facilmente su tantissime immagini. Possiamo sincronizzare certamente anche i pennelli, ma in quel caso se il soggetto si muove tra un'immagine e l'altra dovremo necessariamente correggere la pennellata e questa cosa porta a un dispendio di tempo infinito. Il pannello calibrazione è uno strumento potentissimo perché, a differenza del pannello HSL, agisce sui tre colori primari dell'intera immagine, cioè sul 100% dei pixel. Se proviamo a modificare i valori di tonalità e di saturazione del rosso, del verde o del blu, cioè RGB, possiamo vedere come tutti i colori vengono modificati, perché in ognuno di questi tre colori è presente una certa percentuale degli altri tre. Quindi proviamo a vedere subito su una vecchia immagine con una certa dominante verde all'interno come possiamo agire con il pannello calibrazione. Per prima cosa possiamo agire sul valore tonalità del verde, quindi proviamo a spostarci a sinistra e ci accorgeremo come tutti i pixel dove è presente del verde si sposteranno verso il giallo, nell'altra direzione verso il verde. In questo caso, per diminuire la dominante verde, spostiamo questo un po' più a destra. Non troppo, altrimenti l'effetto diventa abbastanza irreale. Ok, quindi ci spostiamo ad esempio su questo valore e poi caliamo leggermente la saturazione. Ok. Adesso andiamo ad agire sulla tonalità del rosso, quindi spostiamoci leggermente verso sinistra e andiamo ad agire anche sul valore di tonalità del blu. E aumentiamo leggermente la saturazione. Adesso proviamo a disattivare il pannello calibrazione per vedere su cosa abbiamo agito. Con 3-4 clic abbiamo visto così come ci siamo sbarazzati quasi totalmente della dominante verdognola e questa sia scomparsa dai volti e dalle mani. Cosa è successo quindi? Abbiamo aumentato la separazione tra l'incarnato e la tonalità del fogliame e dell'erba. Nel caso ci trovassimo più volte su più servizi a dover agire su una cosa del genere, non sarebbe ottimale perché vuol dire che in fase di scatto siamo andati a ricercare una situazione di luce abbastanza sfavorevole, possiamo fare una cosa per non dover ogni volta andare a cercare dei valori che funzionano al meglio. Possiamo andare a creare un preset per questa situazione di luce. Quindi andiamo a creare un nuovo preset dove togliamo tutti i punti e manteniamo solo quello della calibrazione. Ad esempio, correggi dominante verde. Vi consiglio come sempre di andare cauti con le modifiche a questi valori perché se andiamo a spingere troppo i valori di tonalità o saturazione potremmo raggiungere un effetto che si discosta abbastanza dal resto del servizio. Il mio consiglio più importante è quello di lasciar passare un po' di tempo dal momento in cui si è finito di elaborare una parte del servizio, dove magari abbiamo rimosso la dominante, al momento in cui andremo effettivamente ad esportare questi file, in modo da avere il tempo di rivedere il lavoro fatto e vedere se ci siamo discostati troppo rispetto al nostro stile, al preset, insomma, alle tonalità che utilizziamo di solito. Ragazzi, per il video di oggi è tutto, non mi resta che augurarvi una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana.